Vuole essere fotografata, non va a un evento pubblico, va bene. Cinque parole.
Sollevio. Presente. Presente. Delia Nuova. Presente. Feroleto della Chiesa. Assente. Ferruzzani. Assente. Fiumara. Assente. Galato. Presente. Gerace. Gifone, Giove Paolo, assente, Gioiosa, c'è, e Giove. Sì, risulta presente, c'è. Presente. Sinon.
Chi è assente di quelli che risultano presenti? Intanto si deve fare presente che la proposta 2011 del bilancio inviata ai sindaci è stata poi sostituita a seguito della nota del dirigente del settore, protocollo 239999 del 14/1/2017, già trasmessa ai consiglieri metropolitani e approvati con la delibera del 15/11 a seguito di errori materiali nel prospetto contabile. Su questo anche i revisori hanno conseguentemente dato il parere, ovviamente il positivo, che ha modificato quindi insomma il documento. Sul DUP, questo rispetto al lavoro che abbiamo fatto ieri in Consiglio metropolitano, come sapete per l'approvazione del bilancio ci sono dei passaggi, insomma consiglio, conferenza e poi consiglio, sul DUP sono stati approvati due emendamenti integrativi presentati dal collega Marino relativamente alla valorizzazione dei prodotti locali e al programma di comunicazione per l'anno 2017, che hanno avuto anche il parere diciamo, del dirigente del settore per l'annualità 2017 sempre. Quindi questo giusto per esplicitare anche il lavoro che è stato fatto ieri e che credo il segretario di verbalizzare proprio in parte integrante poi del documento che andremo a discutere ed approvare. Come sapete il bilancio di previsione per l'anno 2017-2019 è influenzato da quella che è stata la crisi economica che ha investito il nostro paese rispetto alle risorse che sono state destinate alle città metropolitane e in generale agli enti. Molti di voi anche parlando insomma mi chiedevano rispetto alle tempistiche dell'approvazione del bilancio e mi preme ricordare come l'ANCI insieme a lui hanno chiesto al Ministero la proroga dei termini di approvazione del bilancio poi accordata e approvata e facendo un'analisi anche rispetto alle altre città metropolitane e alle altre province mi preme ricordare che ad esempio Cosenza, la provincia di Cosenza approva il bilancio previsionale il 6/11, Roma il 3 ottobre, Messina il 5 novembre e che la fase di costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria è stata tardiva perché unico caso in Italia è stata una dicotomia tra il presidente della provincia e il sindaco e chiaramente ha rallentato poi il pieno possesso dei poteri e quindi chiaramente anche l'azione amministrativa e diciamo, la conseguente preparazione rispetto a quelli che sono i documenti contabili che poi oggi andiamo ad approvare. Rispetto a questo ovviamente vi è una discussione con la Regione Calabria rispetto a quelle che sono le funzioni e i poteri e le risorse che la Regione può destinare a quella che era la provincia e oggi è la città metropolitana e su questo anche il sindaco ci ha dato mandato di un'interlocuzione rispetto a questo, ma bisogna ricordare ovviamente proprio per quanto di competenza una serie di riferimenti normativi regionali che in un certo qual modo esplicitano e definiscono quello che è il parametro entro il quale poi viene approvato il bilancio. La legge regionale del 14 del 22 giugno, disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni, a seguito della legge del 7 aprile 2014-56, la deliberazione di giunta regionale 403 del 13/10/2015, avente ad oggetto l'approvazione e accordo con la provincia di Reggio Calabria
sul trasferimento delle funzioni ed approvazione di disegno di legge e la legge regionale 14 del 29 giugno 2016 i primi interventi per favorire la costituzione delle città metropolitane con le quali vengono temporaneamente assegnate all'ente le funzioni stabilite dalle risorse finanziarie. Dico temporaneamente proprio perché su questo vi è una interlocuzione abbastanza seria, proprio perché alcuni settori del nostro ente ancora sono di competenza della regione e chiaramente anche le risorse che adesso ne derivano, su questo chiaramente c'è ancora in esecuzione un'interlocuzione che deve portare sul risultato risolutivo e definitivo. Con la legge 208/2015 è stato definito il concetto di pareggio di bilancio, che è applicato ovviamente fin dall'esercizio 2016. Tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, chiaramente conseguendo un saldo non negativo. Rispetto a questo, quindi, nel documento che vi è stato consegnato, nel documento che vi è allegato, sono stati inseriti un programma dove vi è il criterio di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali a fondo credito dubbia esigibilità, l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate dal risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre, l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate dal risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dei principi contabili, dei trasferimenti, dei mutui, degli altri finanziamenti, l'elenco degli interventi programmati, le spese di investimento e via dicendo. Poi passiamo ovviamente alle entrate, perdonatemi se sono abbastanza prolisso, però sono documenti importanti che devono chiaramente essere compresi anche da tutti i rappresentanti istituzionali e dei sindaci che sono le prime frontiere della democrazia e quindi hanno anche bisogno di avere contezza rispetto a quello che poi noi andiamo ad approvare e andiamo a discutere. Le entrate, abbiamo quindi inserito l'imposta provinciale di trascrizione, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e sugli ciclomotori, con delibera del sindaco del 4, delibera numero 4 del 33, sono state confermate anche le aliquote sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, l'RG Auto per intenderci. Ma andiamo invece a quelli che sono i dati forse che possono interessarvi di più, ovvero le entrate da alienazione. Nelle entrate da alienazione noi abbiamo fatto un programma 2017-2019 dove abbiamo pensato di inserire 77.825 per l'annualità 2017, 191.000 euro per l'annualità 2018 e 111.000 per l'annualità 2019. Per quanto riguarda il fondo crediti dubbia esigibilità, secondo quanto indicato da quello che è il prospetto contabile che vi è stato trasmesso, per l'esercizio 2017 è pari a 1.171.000, per l'esercizio 2018 1.400.000, per l'esercizio 2019 1.673.000. Quindi nelle tabelle che vi sono state trasmesse c'è l'analitico di tutto quanto. Relativamente al fondo di riserva abbiamo stanziato 419.000 euro, pari allo 0,43 del totale delle spese correnti. Per quanto riguarda invece il fondo accantonamento spese legali abbiamo inserito in maniera prudenziale 500.000 euro. Durante lo scorso Consiglio metropolitano è stata posta giustamente all'attenzione del settore economico finanziario i motivi per i quali abbiamo messo come spese, come fondo accantonamento rischi legali 500.000 euro. Rispetto a questo è stato fatto dal settore economico finanziario un ragionamento di inserire il 10% delle somme accantonate nel rendiconto di gestione 2016, proprio perché sulle spese legali ovviamente non vi sono stati una serie di problemi, ma non vi sfuggirà che insieme al vice sindaco che è anche il delegato all'avvocatura Riccardo Mauro abbiamo fatto un atto di indirizzo che in un certo qual modo ha messo una deadline precisa rispetto a quello che è il contenzioso legale agli incarichi e agli importi degli incarichi per come vengono assegnati. Oltre questo, andando per grandi linee senza essere troppo provissi, un tema importante riguarda invece l'avanzo d'amministrazione. Non vi sfuggirà che la città metropolitana delle due Calabrie è stata la quarta in assoluto che ha avuto risorse da parte dello Stato, da parte del governo centrale. Perché? Perché il ragionamento che è stato fatto a livello nazionale, posto l'attenzione da parte del sindaco, da parte dell'amministrazione, è stato quello di fare un ragionamento rispetto non al numero degli abitanti, ma alla geografia del nostro territorio. Rispetto a questo, rispetto allo stanziamento iniziale che ci voleva essere dato, ci sono stati erogati 3 milioni di euro. 3 milioni di euro importanti che sono risorse con le quali noi abbiamo avuto contezza e tramite queste abbiamo disapplicato l'avanzo di amministrazione precedente.
ragione per cui diciamo siamo riusciti a intervenire con queste somme per quelle che sono le esigenze principali e prioritarie, penso alle strade, penso alle scuole, alla sicurezza delle scuole, penso a quelle che sono le principali necessità del nostro territorio, superando quindi il concetto della trattativa singola con il sindaco, con il singolo consigliere, ma cercando di indirizzare le risorse su quelle che sono le esigenze principali e prioritarie all'interno dei territori. E non mi sfuggirà neanche che per arrivare all'approvazione di questo documento è stato fatto un percorso anche con i vari territori, con delle riunioni per aree omogenee che hanno tracciato quelle che sono le priorità e le esigenze che i vari comuni hanno manifestato e hanno segnalato. E rispetto a questo chiaramente diciamo, è stato fatto un lavoro di intervento nel 2017 e di programmazione già per il 2018, perché chiaramente noi abbiamo un bilancio che viene fatto in modo tardivo ovviamente, che può dare un margine di manovra su un breve periodo, ma già da subito si sta lavorando su quello che è il 2018. Questi sono quindi i documenti contabili rispetto diciamo, al documento che vi è stato trasmesso, proprio perché abbiamo disapplicato l'avanzo d'amministrazione, come ho detto diciamo, precedentemente anche ieri, nella delibera sindacale va cassata la parte in cui diciamo, noi utilizzavamo l'avanzo d'amministrazione libero. Quindi su questo chiaramente chiedo il voto dei sindaci, il voto dell'assemblea dei sindaci, ma chiedo anche un supporto rispetto a quelle che sono le priorità che noi dobbiamo portare avanti, rispetto a quelle che sono le esigenze che noi dobbiamo veicolare, rispetto a quello che è l'indirizzo specifico che dobbiamo portare nell'interesse della città metropolitana, proprio per portare avanti quella che è una identità metropolitana, ovvero i 97 comuni che ragionano in un quadro d'insieme, i 97 comuni che ragionano nell'interesse di questo territorio. Rispetto a questo chiaramente noi siamo in prima linea e stiamo cercando di dare un contributo nella consapevolezza di fare le cose per bene e nella consapevolezza di dare dei numeri veri e reali. Anche un altro tema, e ho concluso per non essere veramente troppo diciamo lungo, sul tema che si è spesso discusso del tesoretto che aveva la città metropolitana di Reggio Calabria. Si è discusso spesso di questo e su questo diciamo io ci tengo insomma a chiarire, anche perché il documento contabile lo precisa e lo documenta in maniera puntuale. Noi rispetto al saldo di finanza pubblica presentiamo un saldo negativo pari a 29,5 milioni di euro. Un saldo negativo, non positivo. Cioè questo che sia chiaro diciamo a tutti, proprio perché noi dobbiamo dare contezza dei dati e dare dati certi e chiari. Questo comporta la mancata osservanza del saldo di finanza pubblica, che non è chiaramente sanzionabile e che già sta portando i vari settori, quelli tecnici, a procedere a quello che è il pareggio di bilancio. Quindi anche se non è sanzionabile, dobbiamo chiarire questi punti che sono importanti e chiari. Su questo chiaramente vi chiedo il voto e vi chiedo chiaramente un supporto rispetto a quelle che sono le azioni che insieme dobbiamo fare, proprio perché vale il principio sinus tabulum sinus carta, proprio perché vale il principio che il lavoro va fatto insieme. Grazie. Grazie consigliere Mantovani per la sua puntuale relazione. Mi apro il via agli interventi prima di passare alla fase di votazione del documento di programmazione. Prego i sindaci delegati che vogliono intervenire di farvi un cenno. Prego sindaco Zanettini. Buongiorno a tutti, grazie sindaco. E interveniamo per motivare in anticipo, poi se servirà per dichiarazione di voto, eventualmente rettificare rispetto a ciò che sarà detto dagli altri colleghi o dal delegato o piuttosto che dagli altri membri del Consiglio metropolitano che vorranno intervenire. Anticipo un dissenso che è già stato manifestato ieri in Consiglio all'approvazione dello schema e con il voto contrario mio, del consigliere Zampogna che comunque ha la sua delegata consigliare, per cui abbiamo concordato l'intervento per tutte e due e anche per un fatto di praticità, per evitare lunghi interventi anche del consigliere metropolitano sindaco di Oppido, Mimmo Giannetta. Diciamo che questi tre consiglieri che già ieri insieme al consigliere Lamberti, ma lui diciamo non ci siamo sentiti quindi non mi permetto di parlare a nome suo, e questi tre consiglieri abbiamo concordato la posizione di
votare contro a questo bilancio, intanto per un fatto più importante degli altri, ma ci sono molte articolazioni di quello che la motivazione in sé globale include. Il fatto principale è la mancanza di coinvolgimento che statutariamente avevamo fortemente voluto. Abbiamo denunciato che il bilancio per la sua approvazione si sia protratto a metà novembre, insomma, quindi già questa per noi è una situazione che non riconosciamo corretta. Si potrà dire che i trasferimenti dello Stato siano arrivati in ritardo, ci sono dei tecnicismi che giustificano in parte il ritardo, però diciamo non si può arrivare a un bilancio di previsione quando di fatto diventa un consuntivo delle spese fatte. Quindi già questo ci motiva e ci spinge a essere contrari. Ma la parte più importante è che apprezziamo le parole del delegato Castorina, che ha spiegato bene quello che ha già sapientemente scritto il settore del bilancio, guidato, ci mancherebbe altro, da un'esperienza pluriennale molto valida che noi conosciamo e che stimiamo, che è Stefano Catalano, così come tutti gli altri componenti. Quindi ci mancherebbe altro che tecnicamente non ci fosse gli errori legittimi che possono esserci, che vengono corretti con gli appunti, così come è stato fatto anche in consiglio e per ammissione di mero errore materiale, eccetera. Cercando di essere più chiari e più decisi, la proposta che allora 60 sindaci, non uno, ma 60 sindaci approvarono di inserire nello statuto, come dire, un numero vincolante per l'approvazione del bilancio che è fissato nel 40%, cioè il 40% dei sindaci aventi diritto devono fare proprio il bilancio, non solo votarlo, per poterlo votare appunto, e noi non riteniamo possa essere soddisfatta con un incontro che viene manco 24 ore dopo dall'approvazione dello schema. Cioè è un percorso che è stato evidentemente causa forza maggiore, non lo so, ma anche il fallimento della politica certe volte si deve certificare attraverso quello che uno è riuscito a fare. Se io nel mio comune non riesco a dare risposte, magari avrò avuto le mie giustificazioni, ma poi la volta dopo non mi voteranno. Purtroppo qua non si può parlare di voti, perché la legge del Rio, io lo ripeto ogni piasso spinto, non ci consente questo regime democratico. Però questa maggioranza, io l'ho fatto diciamo in modo sorridente, anche con qualche post su Facebook, ha completato l'allontanamento dal territorio, tra il territorio e le istituzioni, già avviato dalla legge del Rio. Come l'ha completato? Se andavano fatti degli incontri territoriali per studiare il bilancio, sia pure un bilancio tecnico, ritenuto un bilancio tecnico con poche risorse, ma vogliamo mettere in condizioni di far metabolizzare il bilancio ai sindaci, o pensiamo che con la bellissima spiegazione del consigliere Castorina, delegato, perfetta, puntuale, eccetera, tutti noi in una sala, diciamo, anche un po' caotica, siamo riusciti a trattenere quelle informazioni? Proviamo a chiederlo, evidentemente sarò stato io, e in questo caso, essendo in parte minoritaria, il bilancio, come dire, avrà il suo percorso tranquillamente, infischiandosene di Pierpaolo Zavettieri. Ma se non è così, e ammettetelo, vi prego, se non avete compreso bene quali siano i dati, quali siano le risorse, forse l'unico dato è l'avanzo libero, che avete capito, perché è più semplice e più diretto, è comunque un avanzo che non consente di fare tutto quel giro di programmazione in cui Castorina diceva prima, insieme a voi. Ma insieme a voi di che? 2 milioni di euro, tra l'altro, che verranno in qualche modo assorbiti in parte o tutti da altre iniziative, da altre cose in corso, magari anche obbligatorie che ci sono, che maturano, di spese rigide che possono maturare. Una provincia che ha delle strade dissestate, distrutte, cioè ci sono strade che sono paradossalmente fuori legge, diciamo, mancano proprio pezzi di carreggiata, e quindi 2 milioni non bastano per coprire due situazioni di emergenza di quelle. Questa non è colpa né di questa amministrazione, probabilmente lo è dei trasferimenti da parte dello Stato che non ci sono più, però siccome qua si parla di condivisione, abbiamo voluto uno statuto, 60 sindaci, non so se 59 hanno firmato quel documento a cuor leggero, senza leggerselo, e solo io, diciamo, l'ho fatto con coscienza,
ma 60 sindaci allora decisero, dice la città metropolitana, poiché già la legge del Rio ci ha cancellato come elezione di secondo livello, almeno puntiamo, mettiamo dei paletti che costringano il sindaco metropolitano, che già per opera divina, diciamo, è già lui per legge, e voglio dire, costringiamo a che una persona sola al comando o con qualche, diciamo, aiuto dato dai delegati, non si chiuda nella sua stanza a valutare quelle piccole cose che sono rimaste da valutare e se le gestisca da solo. In questo senso avevamo messo dei paletti che erano finalizzati a questo, cioè la condivisione. Avete registrato qualcuno di voi qualche incontro territoriale o piuttosto a Reggio convocati per zona o per area territoriale che a me è sfuggito? Se è così, recito il mia colpa e diciamo me ne sto zitto. Se non è così, probabilmente non ha funzionato qualcosa. E questo è, come dire, è una mancanza probabilmente della maggioranza. Il sindaco che è stato, diciamo, indicato da una legge, legittimamente indicato da una legge, non secondo la mia opinione doveva essere così, ma la legge è legge, e non può dividersi tra il comune di Reggio e la città metropolitana, e le dimostra la convocazione fatta ieri allo stesso momento sia per il consiglio comunale di Reggio che della città metropolitana. Questa è una cosa anche grave, qualcuno ha definito irrispettosa del ruolo di gente che viene da Roccella, da Gioiosa, eccetera. Sì, c'era anche la convocazione della commissione d'ambito, c'erano altre, voglio dire, si sovrappongono delle cose, questo manifesta il limite della legge del Rio, però è anche, diciamo, una scelta di gestione. Il vice sindaco, amico, persona garbatissima e molto attento, diciamo, su quello che sono le problematiche del territorio, evidentemente nella gestione, un consiglio che sento di dare, ma non sentiate dei consigli perché non serve. Guardate quello che saranno, che sono, che saranno le esigenze, regolatevi voi. E potrebbe girare di più i territori, visto che non lo può fare il sindaco metropolitano, poiché è anche sindaco del comune di Reggio. Cioè, colmate queste lacune pienamente, perché altrimenti la condivisione non c'è. A oggi registriamo un dato. Non c'è la condivisione sui territori per le problematiche che i sindaci quotidianamente affrontano. A oggi non ci sono le risorse, non c'è stata la condivisione rispetto alla stesura del bilancio, anche se si tratta, ripeto, di un bilancio tecnico, motivo per cui riteniamo di dover, come dire, bocciare questo percorso e non votarlo. Anche se fosse, diciamo, una posizione isolata la mia, per coscienza e anche per coerenza rispetto alla votazione di ieri, chiaramente non posso che, diciamo, dichiararmi su questa posizione. Io vi ringrazio e attendo che qualche altro, diciamo, possa, anche come momento democratico che non c'è stato in precedenza, pronunciarsi oggi per condividere. Grazie consigliere. Ricordo a me stesso, ma anche a questa conferenza, un po' i tempi che si scandiscono, i modi che scandiscono l'approvazione di questo bilancio, tenendo prima di tutto conto del fatto che questa prima amministrazione metropolitana si è insediata a febbraio, ma è entrata nel pieno esercizio delle sue funzioni con la nomina anche del segretario metropolitano, insomma da giugno. Tenendo conto del fatto che l'erogazione delle risorse, i trasferimenti da parte dello Stato ha avuto come data 30 ottobre, e quindi materialmente prima del 30 ottobre questo bilancio non si poteva approvare, tenendo anche conto del fatto che noi avevamo chiesto anche di anticipare il passaggio dei canonici 10 giorni prima di andare in Consiglio metropolitano. Purtroppo non c'è stata la disponibilità da parte anche degli altri consiglieri metropolitani, quindi sono dovuti passare 10 giorni e materialmente credo che con i fatti prima del 16 novembre noi non ci saremmo mai potuti incontrare, tenendo anche conto delle domeniche. Non è vero che non è stato un percorso partecipato, perché questa amministrazione metropolitana fa della partecipazione dal basso un faro che osserva non soltanto nel metodo e nel percorso che ha approvato, che ha portato oggi a vederci. Mi pare che il consigliere Castorina abbia convocato
più volte i sindaci, i rappresentanti delle associazioni dei sindaci per insomma, discutere di quelle che erano le situazioni relative ai diversi settori da affrontare con l'approvazione di questo bilancio, cosa che peraltro abbiamo fatto e stiamo facendo per ciò che concerne i finanziamenti relativi all'edilizia scolastica, cosa che abbiamo fatto e stiamo facendo per ciò che concerne il lavoro di progetti di messa in sicurezza delle nostre fiumare, cosa che stiamo facendo e abbiamo fatto e faremo per ciò che concerne il dimensionamento scolastico che riguarda le scuole di competenza metropolitana della nostra città metropolitana. Un solo dato rispetto alle caratteristiche tecniche di questo bilancio, che già comunque erano state evidenziate nella relazione del consigliere Castorina, ricordatevi che noi ci troviamo con un saldo economico finanziario di meno 29,5 milioni di euro, 29 milioni e 500 mila euro, quindi forse la riflessione su quelle che sono le risorse disponibili da trasferire sui settori nevralgici come quello della protezione stradale andrebbe riveduta e corretta e tarata soprattutto rispetto a quello che è il saldo di gestione che noi ci portiamo dietro. A fronte di questo la città metropolitana ha pagato soltanto nell'ultimo anno credo 2 milioni di debiti fuori bilancio. Rispetto a questo, i correttivi che sono stati apportati riguardano intanto un risparmio sulle spese di affitto degli uffici della città metropolitana. Credo che già con l'esercizio 2018 si vedrà un risparmio di oltre 1 milione di euro sull'affitto degli uffici metropolitani e anche 500 mila di euro risparmiato su quelle che erano le spese dell'avvocatura e che poi a causa di mancanza di impegni di spesa si tramutavano in debiti fuori bilancio. Quello che è il seppur esiguo avanzo di gestione, con un ordine del giorno approvato ieri in Consiglio Metropolitano, lo abbiamo destinato in più rispetto a quello già previsto all'interno del bilancio alla manutenzione delle strade della nostra città metropolitana. Questo senza alcuna vera polemica, ma per consentire ai consiglieri e ai sindaci di avere un quadro più chiaro a seguito dell'intervento del sindaco di Lucca. Ci sono altri interventi? Prego il sindaco Valenti di Pivonci. Io brevissimamente intanto ringrazio il sindaco, i consiglieri delegati, i colleghi e i sindaci. Vorrei dire, se facciamo presto, cioè fare interventi brevissimi, io sono brevissimo, per poter dare la possibilità a quelli che siamo a 150 km, perché una delle anomalie di questa città metropolitana è che il paese più distante, che è il mio, è a 150 km, credo sia l'unica situazione nelle varie città metropolitane. Cosa volevo dire brevissimamente? Io sono stato coinvolto in questo processo del bilancio, io come gli altri sindaci siamo stati invitati, i sindaci dell'Altrona Ionica, quindi credo anche gli altri sindaci, a partecipare ad una riunione per parlare di bilancio. In quell'occasione ricordo che avevo fatto qualche osservazione, oltre naturalmente ai complimenti, perché avevo visto un indirizzo del bilancio verso le necessità più urgenti che applicano il nostro territorio. È naturale che per fare le strade provinciali, guardate, io l'altra volta, se voi venite dalla mia parte, a due passi c'è la provincia di Lippo, vi mettereste le mani nei capelli, perché non si può più transitare verso Serra San Bruno, verso la montagna, perché evidentemente le province sono state espropriate di quelle che hanno le risorse, le poche risorse che avevano a disposizione per la viabilità. La provincia di Reggio mi sembra che abbia 1800 km di strade di strade provinciali. Secondo voi è possibile avere 1800 km di strade provinciali e mantenerle tutte? Qual è stato l'errore negli anni? Tipo a far passare strade provinciali e anche strade interpoderali, diciamoci la verità. La provincia dovrebbe mantenere le grandi vie di comunicazione, non può mantenere strade che io so, perché vivo anch'io in questo territorio,
sono praticamente delle strade che portano a dei ruderi, a delle case, a delle casette, sono strade temporanee di cui dovrebbero farsi carico i comuni, anche con le pochezze delle risorse finanziarie. Quindi la proposta qual è? Un forte richiamo, sindaco, un forte richiamo al governo. Io mi ricordo che nel 2008 il governo aveva messo 400 milioni di euro per tutte le province, perché si era accorto che le strade provinciali sono in condizioni pessime. Se voi doveste andare, tra le altre cose, tra Sassuolo e Campi, una delle zone più industrializzate che d'Italia, e prendeste la provinciale, come ho fatto io, vedrete che condizioni pietose sembrano delle mulattiere, anche quelle strade. Quindi stiamo parlando delle zone più ricche d'Italia e d'Europa, non stiamo parlando delle zone più povere come le nostre. E mettere 2 milioni in più, secondo me, è stato un atto intanto dovuto, ma è stato anche un atto di coraggio. Mettere laddove servono, sulle scuole, sulla sicurezza delle scuole e sulle strade. Quindi io sarò, il mio voto sarà naturalmente favorevole per dare impulso a questa città metropolitana, sperando che nei prossimi anni la situazione economica del paese migliori e che anche questa provincia possa, questa città metropolitana possa avere quelle risorse necessarie, perché senza strade e senza scuole francamente non si va da nessuna parte. Grazie. Grazie sindaco. Ci sono altri interventi? Molto grazie per l'opportunità che ci date. Un saluto ai sindaci che hanno partecipato alla questa valutazione del bilancio. Io intervengo solo per due momenti di riflessione rispetto anche alla relazione che ha fatto il consigliere delegato della città metropolitana. Intanto credo che a quel tavolo a cui faceva riferimento, che credo il sindaco Falcomodà stia svolgendo un compito importante con la Regione Calabria, va sottolineato che fin dal 2012, quando la legge nazionale tagliava i trasferimenti, consentendo questo vocabolo agli enti locali, la Regione Calabria, lo prevedeva peraltro una legge già nazionale, doveva compensare in parte a questi minori trasferimenti. Dal 2012 la loro provincia, e credo che già il sindaco Falcomodà lo stia facendo in maniera importante con la Regione Calabria, doveva, e non ha mai trasferito un euro rispetto a quelle entrate, a quelle, alla facoltà che imponeva la legge di trasferimenti, e che credo sono delle somme importanti che possono andare a far respirare in qualche maniera anche quei settori che ovviamente per ovvi motivi di trasferimento ci sono risorse finanziarie, ci sono le difficoltà. Quindi la mia raccomandazione al sindaco non è necessaria, perché so che sta facendo questo tipo di intervento, ma può servire anche ai sindaci presenti per capire che evidentemente siamo in una fase di approvazione di un bilancio, che gli amministratori sanno, che tutti sappiamo le difficoltà che abbiamo negli enti per reperire risorse finanziarie. Credo che questo non possa essere diciamo come aspetto negativo. Purtroppo anche le vicende che hanno contraddistinto l'insediamento delle città metropolitane hanno in qualche maniera diciamo ritardato l'iter delle cose che possono essere o possono sembrare normali. Quindi la mia è una raccomandazione al sindaco, perché le risorse la Regione Calabria li deve. C'è una messa in mora più volte ribadita anche dall'ufficio legale della città metropolitana in questi anni, l'ultima mi pare nel 2016, le risorse sono risorse importanti, l'ufficio ragioneria e il dirigente locale sa, perché attraverso anche una sua diciamo attenta valutazione erano state fatte delle richieste esplicite e proponite alla Regione Calabria. Regione Calabria che in qualche maniera aveva dato inizialmente un incontro tra le parti, una disponibilità che però poi non si è concretizzato con degli atti ufficiali. Quindi questo era l'aspetto che volevo sottolineare. Per quanto riguarda la partecipazione, credo che questo sia un elemento importante che deve tener conto anche di quelle che sono
gli organi che costituiscono la città metropolitana, per cui credo che i sindaci, io per onore al vero non ho avuto questa difficoltà, perché anche per la vicinanza a Reggio Calabria e confina il mio comune con Reggio Calabria, abbiamo avuto la possibilità in diversi incontri di approfondire ovviamente aspetti che riguardano il territorio, quindi non ho avuto questa difficoltà, di questo devo ringraziare il sindaco Comatani, il vice sindaco Mauro, per cui per quello che ci riguarda, che mi riguarda, come raccomandando se è possibile per il futuro un maggiore coinvolgimento anche di tutti i sindaci su aspetti di carattere generale, di abilità, edilizia scolastica, insomma su quelli che sono gli aspetti importanti che danno delle connotazioni significative al territorio, credo che una maggiore partecipazione dei sindaci nelle scelte, ovviamente tenendo conto di quelle che poi sono anche le priorità che una città metropolitana vasta e con molti problemi atavici, direi, perché non sono la prima, la seconda, la terza legislatura, ma sono problemi che ci trasciniamo, che la città metropolitana si trascinerà sicuramente, sono aspetti che riguardano soprattutto la viabilità, ma anche l'edilizia scolastica, la luce delle nuove normative che sono uscite, quindi credo che su questo non ho dubbi che il sindaco e il vice sindaco diano la massima disponibilità e preannuncio ovviamente in modo favorevole. Grazie sindaco, per cui ci approfitto anche per ringraziarlo della disponibilità di aver concesso alcune aree ricadenti sul territorio del comune di Monte San Giovanni come centro di stoccaggio per avviare i lavori di messa in sicurezza della costa di Bocale, segno evidente anche insomma, dell'importanza della sinergia fra comuni anche sotto questo tipo di attività. Aggiungo anche che rispetto a quello che veniva detto in merito allo stimolo della regione a erogare le risorse per la città metropolitana, per i comuni della città metropolitana, in questo senso l'interlocuzione con la regione Calabria è forte, continua e costante, se non altro anche perché insomma il ritardo nell'erogazione di queste risorse comporta per la regione Calabria un taglio del 20% sulle risorse ricadenti sul TPL, sul trasporto pubblico locale, quindi anche su questo stiamo cercando di evitare quantomeno che questi ritardi possano portare a ulteriori conseguenze. Ha chiesto la parola il sindaco Candia, prego. Solo per dichiarazione di voto, io ho ascoltato attentamente l'intervento del collega Zavezzeri e ritengo che la situazione un po' particolare ecco, di questo primo anno debba portarmi, diciamo, io parlo per dichiarazione di voto sul voto del mio personale da sindaco, a votare favorevolmente il provvedimento all'esame. E però ufficializzando ecco, quella che è un'aspettativa che deve essere conseguenziale all'azione convinta che abbiamo condotto in sede di elaborazione e di approvazione dello statuto, quindi in tal senso mi affido alla sensibilità che sarà del sindaco di assicurare diciamo, su questa prossima annualità che i percorsi preparatori possano essere il più possibile partecipati e coinvolgenti. Un'altra cosa che intendevo evidenziare invece all'intera assemblea, io penso che come conferenza dobbiamo anche formalizzare ufficialmente, qua siamo, rappresentiamo la platea totale dell'Italia, dei sindaci della provincia ed è un argomento che è stato evidenziato persino in apertura della 34esima assemblea annuale dell'ANCI. C'è una difficoltà per città metropolitane e province di disporre delle essenziali risorse per assolvere ad alcuni compiti essenziali, penso che dobbiamo avanzarla come nostra, perché il Presidente Mattarella ha detto che la Presidenza della Repubblica sancisce l'indispensabilità e l'obiettivo prioritario di assicurare viabilità provinciali e adeguatezza delle scuole provinciali. E penso che il ruolo dei sindaci
nonostante la condizione speciale che in questa provincia ci deve essere anche città metropolitana, ci debba coinvolgere e responsabilizzare a ribadire con questa evidenziazione rivolta al governo. Senza strade adeguate nella periferia, la sensazione che la nostra gente avrà quest'anno, in alcune tratte non abbiamo avuto assicurato nemmeno lo sfalcio, la nostra gente rischierà, non conoscendo poi approfondimenti tecnici finanziari e di programmazione generale, rischierà di avere una sensazione di una città metropolitana distante. Lo sforzo personale nostro invece vuole essere quello di sentirla pienamente nostra, la città metropolitana, ma riuscirla a farla vivere come tale anche ai nostri amministrati con segnali efficaci e concreti. Quindi il voto sull'argomento è favorevole, però con queste argomentazioni. Grazie Sindaco Candia. Vedo altri interventi. Possiamo passare allora alla fase di votazione. Se non ci sono altri interventi richiesti, ricordo il primo punto è il parere sulla deliberazione del Consiglio Metropolitano numero 51 del 15/11/2017 avente oggetto approvazione scheda di documento unico di programmazione anni 2017-2018-2019. Prego, signore. Dei comuni di Cittanova.
Allora, come fuori l'avevamo chiamato? Comune Condofuri, parole Rosoleto. Rosoleto era presente. E dov'è? Assente? Dov'è Rosoleto? Assente. Allora, comune di Caudonia, mi sono incontrato con favore. Comune di Teglia Nuova, favorevole. Feroleto della Chiesa era assente, per Cezzano anche e Marazzi. Galato, favorevole. Gerace, favorevole. Giffone, favorevole. Gioia Tauro, assente. Gioiosa, assente. Grotteria. Grotteria era presente. C'è? Assente. Laganati. Sì, favorevole. Laureana di Borrello. Era assente. Lopri, favorevole. Mamma, assente, professore. Marina di Creosa Ionica, assente. Marovati, favorevole. Mattone, assente. Medicità, favorevole. Medicucco, assente. Merito molto salvo. Molocchio, favorevole. Monasterace, assente. Montebello Ionico, assente. Motta San Giovanni, dov'è? Favorevole. Oppido Mamertina, contrario. Palizzi, assente. Panni, favorevole. Pazzano, favorevole. La Carica, assente. Platini, favorevole. Polistena era assente. Cortigliola era assente. Reggio Calabria, favorevole. Riace, assente. Rizzigoni, assente. Roccaforte del Greco, favorevole. Procella Ionica, favorevole. Roguti, contrario. Rosano, favorevole. San, assente. San Giorgio Morgeto, favorevole. Favorevole. San Giovanni di Gerace, favorevole. San Lorenzo, favorevole. Poi abbiamo San Pietro di Carità, assente. San Procopio, assente. Ah no, no. Prego. Contrario. San Roberto abbiamo pure. Vota come? Favorevole. San Roberto, favorevole. San Ferdinando, assente. San Luca, assente. Sant'Agata del Bianco, assente. Sant'Alessio Mastromonte, favorevole. Sant'Eufemia d'Aspromonte, favorevole. Sant'Ilario dello Ionio, assente.
Santa Cristina d'Aspromonte assente. Santo Stefano in Aspromonte favorevole. Scido contrario. Scilla era assente. Seminara favorevole. Serrata favorevole. Siderno favorevole. Sinopoli favorevole. Saiti assente. Signano favorevole. Stilo Stilo infatti mi risulta presente. Scusate, c'è anche l'approvazione sul bilancio, non andate via. E anche sulle due modifiche allo statuto. Acceleriamo. Scusate, se la conferenza... se siete d'accordo, l'approvazione sul sullo schema di quello successivo sullo schema di bilancio di esercizio lo farei per alzata di mano anziché riproporre l'elenco da altri. Vediamo dai contrari e a contrari. Di chi è entrato e uscito, perché alcuni che erano presenti se ne sono andati e non hanno chiedo scusa, possiamo richiamare i sindaci che sono nei paraggi così non è andato via nessuno, due mancano alla comunità sicuro, chiudiamo le porte poi. Era il comune di Gioiosa.
San Procopio era il centro. San Procopio? No, nel frattempo è entrato. Sì. Ecco, come potete vedere c'è un po' di confusione nella votazione, non si riesce a capire bene, qualcuno è fuori e... adesso si sta aspettando che rientrino. Come ha osservato il sindaco Zavettieri, per Paolo probabilmente chi è uscito fa parte del gioco politico, non vuole votare, quindi è un'attesa che noi riteniamo inutile, però stiamo a vedere. Come diceva Pierpaolo Zavettieri, abbiamo tempo fino al pomeriggio. Qualcuno rientra dalla ricerca dei sindaci ma con esito negativo. Qualche intoppo in questa votazione. Questo è il tabellone. Sì, la presenza, c'è la presenza, cioè, se è presente. Sì, è quello è il foglio di Excel che ci dà la visione dei presenti e dei votanti. Probabilmente su questo sistema si dovrà lavorare per velocizzare un po'. 97 sono i comuni della città metropolitana. Non si riesce. Facciamo una battuta, tanto tempo ne abbiamo. Per Paolo Zavettieri, come capo di gabinetto le voglio dire il mio pensiero, visto che c'è una fase, una pausa. Io quelli che sono usciti li metterei tra quelli che hanno votato contro, politicamente parlando, perché escono. No, ma se uno no, è vero. No, no, dell'ente. Ma dell'ente e soprattutto dei propri concittadini. Io credo questo, ma non tocca a me. La fa col suo comportamento che le fa onore quotidianamente, quindi anche questa è politica, e lo posso testimoniare. Io ho una posizione che è chiara, che ho spiegato e quindi poi c'è gente che si è alzata perché non se la sente di votare un bilancio non condiviso, per le ragioni che ho spiegato io, e anche altre eventualmente pure più gravi, però non se la sente manco di farsi vedere votare contro, perché poi dice, mi segna nel libro noir, diciamo. Libro, no? Il bilancio è il documento fondamentale. Per Paolo Zavettieri. Ma per quanto ci riguarda, noi abbiamo dato conto, anche pensando alla possibilità che
diciamo, non si approvasse il bilancio, pensando di non fare un danno, perché questa città metropolitana, così come è nata e così come sta, si sta portando avanti, se c'è o se non c'è, non cambia niente. Anzi, quel milione di euro sugli affitti che si stanno risparmiando, secondo me, se la chiudiamo totalmente, ne risparmiamo pure altri. Per Paolo Zavettieri, ecco, il fatto delle votazioni è assolutamente un fatto politico, chi si assenta non vuole votare. È un intoppo a questa assemblea metropolitana che ci sembra un po' assurdo, c'è stare ad aspettare qualcuno che è uscito e fa parte del gioco delle votazioni, come lo vede? Io la vedo che non c'è una cosa, ho spiegato, non so se avete ripreso prima, ho spiegato che non c'è stato un percorso partecipato. E pertanto chi non si sente riconosciuto in questa diciamo predisposizione di bilancio o ha votato contro con un po' più di coraggio, non è che siamo coraggiosi noi come abbiamo fatto 4 o 5, oppure si è defilato, addirittura alcuni non sono partiti da casa, oppure si è defilato per evitare sia di essere diciamo evidenziato come chi è contrario alla linea di Falcomatà, e sia di votare a favore di un bilancio che domani può sempre dire io non lo condividevo. Questa è una posizione abbastanza comoda, che è certamente la posizione di chi si è alzato e è andato via, non sarà di quelli mancanti, assenti, perché magari possono avere diciamo motivazioni valide. Grazie. Ecco, vedete, si continua ad aspettare. Posso chiedere che tempi abbiamo così? Cosa? Che tempi abbiamo così mi organizzo? Cioè cosa stiamo aspettando? No, stiamo verificando i numeri. Vamos.
E allora per i due presenti, il sindaco di Rotteria, no, me la no, per ora no, il sindaco di Stilo ha delegato Valenti per la votazione di oggi e il sindaco di Grotteria, che era presente evidentemente dovuto andare via, ha delegato al sindaco di San Giovanni di Gerace, per cui prego i due sindaci di San Giovanni di Gerace e l'altro non so di quale comune di esprimere il voto. E allora San Giovanni di Gerace lo esprime per conto del sindaco di Grotteria. Di Grotteria, sì. Prego. Favorevole. Consigliere Grotteria favorevole. E l'altro. Il sindaco Valenti. Per Stilo. E chi è il sindaco Valenti? Ecco, a nostro avviso queste deleghe sarebbero dovute essere presentate prima della votazione, comunque evidentemente funziona così. Certamente è una cosa, secondo me, poco chiara, comunque lo vediamo, poi lo vedremo. E allora quanti siamo? No, Melito è andato via, ma non abbiamo notizie di Melito. Candidoni, favorevole, Carlo,
Ciminà, 5 Frodi, favorevole, Cittanova, favorevole, Condoturi, favorevole, Cosoleto, era assente, Delia Nuova, favorevole, Feroleto della Chiesa, assente, Ferruzzano, assente, Fiumara, assente, Calato, favorevole, Gerace, favorevole, Giffone, favorevole, Gioia Tauro, assente, Gioiosa, astenuto, Grotteria, dove si può? Favorevole, Laganati, era sempre favorevole, Laureano di Torrello, assente, Locri, favorevole, Mammola, era assente, Marina di Gioiosa Ionica, assente, Marovati, favorevole, Martonen, assente, Melicucca, favorevole, Melicucco, assente, Melido Portosalvo, assente, Molocchio, favorevole, Monasterace, è assente, Montebello Ionico, assente, Monta San Giovanni, favorevole, Oppido Mavertina, contrario, Palizzi, assente, Palmi, favorevole, Pazzano, favorevole, Placanica, assente, Platì, favorevole, Polistena, assente, Portigliola, assente, Reggio Calabria, favorevole, Riace, assente, Rizzicomi, assente, Roccaforte del Greco, favorevole, Roccella Ionica, favorevole, Roguti, contrario, Rosanno, favorevole, Sama, assente, San Giorgio Morgeto, favorevole, San Giovanni di Gerace, favorevole, San Lorenzo, assente, San Paolo, no, ecco, non mi posso ricordare, favorevole, San Pietro di Carità, assente, San Procopio, contrario, San Roberto, favorevole, San Ferdinando, assente, San Luca, assente, Santa Gallia del Bianco, assente, Santa Alessia in Aspromonte, favorevole, Santa Eufemia in Aspromonte, assente, favorevole, Sant'Ilario dello Ionio, assente, Santa Cristina d'Aspromonte, assente, Santo Stefano in Aspromonte, favorevole, Scido, contrario, Scilla, assente, Seminara, favorevole, Serrata, favorevole, Siderno, favorevole, Sinopoli, favorevole, Staiti, assente, Stignano, favorevole, Stilo, favorevole, Tauria Nova, favorevole, Terra Nova, assente, Paratorio, assente, Villa San Giovanni, assente. Sì,
Scusi, San Procopio ha votato contrario, forse ho sbagliato a segnarlo. Contrario? No, ha sempre votato. Scito mi pare pure contrario. Siamo arrivati al terzo punto. Si tratta di due modifiche dello statuto della città metropolitana per dare una sostanza, un'opportunità all'ente dei pazzi di articoli 110 per coprire i posti dirigenziali che sono vacanti. Per cui si propone, per i motivi indicati in premessa, di approvare la seguente integrazione all'articolo 38 dello statuto della città metropolitana di Reggio Calabria, già approvata con la delibera del Consiglio metropolitano. 2017, nell'articolo 38 aggiungere il quarto comma. La copertura dei posti dirigenziali potrà, ove necessario, essere assicurata tramite l'applicazione dell'articolo 110 del decreto legislativo 367 del 2000, il cui contenuto viene recepito integralmente. Questa è la prima modifica, perché altrimenti non avremo l'opportunità di colmare i posti vacanti in seno al nostro apparato dirigenziale tramite l'articolo 110. La seconda modifica per aumentare i termini di convocazione del Consiglio per ratificare le variazioni di bilancio fatte per motivi di urgenza da parte del Sindaco. Ci siamo resi conto che vi è la materiale impossibilità di poter garantire una convocazione nei termini che erano previsti a statuto, pertanto si applicherà il disposto legislativo
e pertanto dare l'opportunità al sindaco di ratificare entro 60 giorni, al consiglio di ratificare entro 60 giorni la variazione di bilancio adottata in via d'urgenza con il sindaco metropolitano e comunque entro il 31 dicembre dell'anno scorso, dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Ovviamente sono punti che sono già stati votati e approvati in seno al consiglio metropolitano. Il segretario Costa in generale della comunità non è dobbiamo, mi chiedo altri 10 minuti di pausa. Modifica assente Agnano, no solo la modifica all'articolo 30 e la prima quella sulle variazioni di bilancio. Un'unica votazione questa che risolve. Allora noi abbiamo predisposto come uffici due votazioni separate, sì, perché la due proposte separate, perché in consiglio comunale ci sono state, tra l'altro, è stata richiesta la votazione per parti separate, perché c'era chi era d'accordo su uno ma non sull'altro, quindi diciamo abbiamo cercato di venire incontro a tutti facendo due proposte separate. Il testo? Propone di approvare la seguente modifica allo statuto della città metropolitana di Reggio Calabria, già approvata con delibera di consiglio metropolitano numero 23 del 10 luglio 2017, comma 1 lettera D dell'articolo 30, che è così modificato. Lettera D. Ratifica entro 60 giorni le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza con delibera del sindaco metropolitano e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Io ero per votare subito, la segretaria. Prego. Sì, per informare i sindaci che a quest'ora, non avendo neanche pensato, secondo me su questo punto mi permetto molto sommessamente di dire che non sono molto, probabilmente potranno non essere molto attenti. E la modifica che è stata già votata in consiglio metropolitano, per cui di fatto si tratta della sorta di ratifica della conferenza, prevede il contrario di quello che 60 di voi hanno sottoscritto, cioè voi avete sottoscritto che per le variazioni diciamo fatte portate diciamo dal sindaco debbano essere volerci 60 giorni di tempo anziché 15, 20, 30 o 40, diciamo una riduzione che ora non ricordo in quanto è stata prevista, se 15 o 20 giorni. E questo termine allora era stato pensato nella collegialità, perché ci sono state un paio di riunioni, una a Siderno, una sulla Piana, e poi fatto come dire una sorta di porta a porta reale, non come quello che si diceva prima del metodo condiviso per il bilancio, un porta a porta reale tra dei sindaci promotori ed altri, e 60 sindaci, non uno, hanno firmato, quindi immagino qualcuno di voi hanno firmato affinché rimanesse il termine di 60 giorni, cioè non rimanesse il termine di 60 giorni, scusate, il contrario, in modo tale che in questo, come dire, lasso di tempo di due mesi si possa procedere a fare un po' di tutto dell'amministrazione, cioè io pratico diciamo una cosa in urgenza, poi ho tempo 60 giorni per ratificarlo. Nel frattempo, se si tratta di un lavoro pubblico, per fare un esempio banale, le ruspe lavorano, agiscono, poi non si può chiedere di ratificare, diciamo di non approvare un provvedimento del genere, perché poi sarebbe come dire una mancanza anche di responsabilità nei confronti dei territori che solitamente nessuno
nessuno indica il sindaco, la maggioranza o il consiglio metropolitano come persone in malafede per cui si svegliano la mattina e fanno provvedimenti in urgenza che non hanno senso. Però, diciamo, nelle emergenze che sono tante, credo si possa pensare a, a dare una, come dire, a dare una priorità, e la priorità la decide il sindaco da solo. 60 sindaci firmarono allora proprio per non dare questa, diciamo, decisione esclusiva al sindaco o comunque alla cabina di regia qui al palazzo. Oggi, se si modifica questo, se si modifica questo, diciamo, questo punto, evidentemente poi si restituiscono quei poteri che, dico la verità, il sindaco molto coerentemente aveva chiesto già dall'inizio, noi avevamo modificato, quindi nella sua linea non fa una grinza, cioè lui aveva proposto diciamo un termine di 60 giorni, noi l'avevamo contestato perché negli statuti della città metropolitana d'Italia quasi nessuno aveva fatto 60 giorni e Firenze, che era il modello renziano, addirittura aveva posto un termine di 10 giorni. Cioè, se io devo ratificare entro 10 giorni è evidente che devo coinvolgere, diciamo, il Consiglio e gli altri. Se devo ratificare in 15 o 20 più o meno anche, se devo ratificare in 60, intanto i procedimenti vanno avanti e poi è più difficile. Quindi solo questa riflessione, io ovviamente voterò contro, quindi lo annuncio già prima, poi votate come è giusto, come ritenete, insomma, e grazie per l'ascolto. Io ho fatto questo, premettendo che in questi 8 mesi di amministrazione sono state fatte variazioni in bilanci solamente per risolvere problematiche urgenti, quali ad esempio le frane che hanno interessato la zona di Terni della nostra città, e per comprare gli arredi scolastici per permettere l'inizio dell'anno scolastico per i nostri ragazzi. Ci siamo resi conto che probabilmente la razza del legislatore, quando il legislatore ha pensato ai 60 giorni di motivo c'era, è impossibile rispettare il termine preventivo per intervenire d'urgenza per risolvere problematiche serie, quali possono essere appunto fiumare, frane e quant'altro, perché ribadisco allo stato questo abbiamo fatto, oppure per gli scolastici avere l'obbligo di convocare il consiglio, che è anche molto difficile da convocare, perché come ha detto anche prima il sindaco Falcomata, spesso in conferenza di capigruppo ci dobbiamo mettere a concordare la data con i colleghi consiglieri metropolitani che sono anche i sindaci, per cui abbiamo fatto quello che, contrariamente a quanto è stato detto prima, fanno anche praticamente tutte le altre città metropolitane, vale a dire prevedere il termine di legge del legislatore, vale a dire 60 giorni di tempo. Non ci sono altri interventi, passerei alla pregherei il segretario di passare alla fase di votazione. Allora, Comune di Africa, assente, Agnana. La votazione è presa il 110? No, per l'articolo 30 è legge di bilancio, giusto questa la votazione. No. Contrario? Anoia, assente. Antonimina, assente. Ardore, Ardore? Presente, ma lei no? Ah, è entrato dopo, sì, ok. Favorevole? Bagalavi. Bagalanto? Sì. Favorevole. Bagnara? Favorevole. Benestare? Favorevole. Bianco? Favorevole. Bivongi? Favorevole. Bova? Favorevole. Bovalino? Assente. Bova Marina? Assente. Bragnarone? Assente. Curzano? Assente. Favorevole? Candidoni? Dov'è Candidoni? Favorevole. Canaro assente, Caraffa del Bianco assente, Carreto assente, Careri assente, Casignano assente, Capuoni. Favorevole. Cittanova. Favorevole. Condorfuri. Favorevole. Cosoleto. Assente. Deglia Nuova, favorevole. Feroleto della Chiesa, assente. Ferruzzano, assente. Fiumano, assente. Galatro, dov'è Galatro? Favorevole.
favorevole Gerace, favorevole Giffone, favorevole Gioia Tauro, assente, Gioiosa, contrario, Grotteria, favorevole Laganavi, favorevole Laureana di Corleto, assente, Lofri, favorevole Mannova, assente, Marina di Gioiosa Iorio, assente, Naropati, favorevole Martone, assente, Melibucca, favorevole Melibucco, assente, Merito Mortosalvo, assente, Molocchio, favorevole, Monasterace, assente, Montebello Ionico, assente, Monta San Giovanni, favorevole, Oppido Mamertina, contrario, Palizzi, assente, Palmi, favorevole, Tazzano, favorevole, Blaganica, assente, Platini, favorevole, Polissena, assente, Portigliola, assente, Reggio Calabria, favorevole, Riace, assente, Pizzimoni, assente, Roccaforte del Greco, favorevole, Rocella Iorga, favorevole, Rocchi, contrario, Rosano, favorevole, Sano, assente, San Giorgio Mongelo, favorevole San Giovanni di Gerace, favorevole San Lorenzo, favorevole San Pietro di Carità, assente, San Procopio, contrario, San Roberto, favorevole San Ferdinando, assente, San Ferdinando, San Luca, assente, San Fratello del Bianco, assente, Sant'Alessio in Aspromonte, favorevole, San Teofemio d'Aspromonte, favorevole, San Ilario dello Ionio, assente, Santa Cristina d'Aspromonte, assente, Santo Stefano in Aspromonte, favorevole, Scido, è andata via Scido, non c'è, assente, Scilla, assente, Seminare, favorevole,
Candidoni. Favorevole Canolo. Assente Garaffa del Bianco. Assente Candeto. Assente Garelli. Assente Casignana. Assente Caulonia. Favorevole Cimina. Assente Cinque Fronti. Favorevole Cittanova. Favorevole Condo Furi. Favorevole Cosoleto. E assente. Assente Delia Nuova. Favorevole Feroleto della Chiesa. Assente Ferruzzano. Assente Fiumara. Assente Calabro. Favorevole Gerace. Chi è Gerace? Favorevole Gispone. Favorevole Gioia Tauro. Assente Gioiosa. Favorevole Grotteria. Favorevole Laganati. Dov'è Laganati? Laganati forse era assente. Favorevole Laureana Di Correggio. Assente mi pare Lopri. Favorevole Mammola. Assente Marina Di Gioiosa Ionica. Era assente Maropati. Favorevole Mattone. Assente Meli Cuccaro. Favorevole Meli Cucco. Assente Meli Domortisano. Assente Molotio.
comunicazione del voto. Grazie.